Il nome di Cristoforo Colombo evoca immediatamente l'azzardo del viaggio verso l'ignoto e l'impensabilità della scoperta di un mondo del tutto nuovo. Una situazione assolutamente diversa dalla nostra, dove tutto, almeno virtualmente, appare a portata di mano. Eppure, Colombo nacque in una città, Genova, dove ricevette una formazione ed un'educazione, dove imparò a navigare, a trovare finanziatori per le sue imprese e a convincere, spesso con grande fatica, i grandi della terra a sostenere un progetto che a quel tempo appariva totalmente impossibile, se non assurdo. Come spesso accade però, la vicenda di Colombo non ha soltanto luci, ma anche ombre, più o meno fitte. E quindi noi viaggeremo con lui attraverso la sua storia, attraverso i documenti e i luoghi che ne conservano una memoria storica, e faremo questo per seguirne le tracce, comprendere gli esiti delle sue azioni e anche capirne il mito. Farne quindi una memoria storica. In giovanissima età cominciai a navigare e continuo ancora oggi. La stessa arte induce chi la segue a desiderare di conoscere i segreti del mondo. Sono già più di 40 anni che la pratico. Ho percorso tutte le rotte conosciute. Ho avuto rapporti e conversazioni con gente dotta, ecclesiastici e laici, latini e greci, ebrei e saraceni e molti altri di altre razze. In questo mio desiderio trovai il nostro Signore assai propizio e perciò ebbi da Lui spirito di intelligenza. Nella marineria mi fece provetto, in astrologia mi dotò quanto bastava e così nella geometria e nell'aritmetica, e mi diede ingegno nell'anima e mani per disegnare la sfera con le città, fiumi e monti, isole e porti, tutto al suo posto. In questo periodo ho visto e mi sono sforzato di vedere tutti i documenti di cosmografia, storia, cronache, filosofia e altre arti, alle quali nostro Signore mi aprì l'intelletto per manifestarmi che era possibile navigare alle Indie, e mi diede la volontà per l'esecuzione del progetto. Cristoforo Colombo nasce a Genova nel 1451. Con tutta probabilità è questo che sembrano testimoniarci alcuni documenti che sono ancora oggi conservati nell'archivio di Stato di Genova. È il figlio di Domenico, un cardatore e tessitore di lana, e di Susanna Fontanarossa, ed è il terzo di 5 fratelli. Originariamente la famiglia vive a Quinto, dove è domiciliato lo zio Antonio, ma molto presto si trasferiscono a Genova quando cominciano ad aumentare le attività nel piccolo commercio del padre Domenico. Oltre a questo, Domenico e i suoi parenti ottengono dai dogi Giano, Domenico e Pietro Campofregoso alcuni incarichi di natura pubblica: la custodia della porta della Torre dell'Olivella e quella della Torre di Capodifaro, la Lanterna. Domenico risiede vicino all'Olivella in una posizione decentrata rispetto al centro cittadino. Il 18 gennaio del 1455 ottiene infatti dall'abbazia di Santo Stefano un terreno e una casa, già acquistata, situata nel Vico Diritto, nel borgo dei Lanaioli, a poca distanza dalla porta di Sant'Andrea, che oggi chiamiamo Porta Soprana. Poco dopo, inseguendo forse la propria crescita patrimoniale, trasferisce a Savona le proprie attività. Domenico però torna frequentemente a Genova per affari, anche se le sue attività economiche principali sono ormai tutte nel savonese. La scelta di trasferirsi a Savona deriva da necessità di natura economica, ma probabilmente anche da necessità politiche. Genova è governata dagli Sforza, Domenico Colombo, sono legati invece ai Campofregoso, ai dogi Campofregoso e alla famiglia Fieschi, cioè alla fazione avversa. È questo probabilmente che spinge Domenico a trasferire la famiglia altrove, a cambiare aria. A Savona Cristoforo ha modo di sperimentarsi, forse per la prima volta, nell'arte della navigazione, nell'arte della mercatura. Collabora con alcune importanti famiglie genovesi, i Centurione, gli Spinola, i Di Negro, per conto delle quali si reca a Chio attorno al 1474, a Bristol in Irlanda, probabilmente anche in Islanda negli anni immediatamente successivi. Nel 1478 lo troviamo invece a Madeira. È in questo contesto prettamente atlantico che egli ha modo dunque di apprendere i rudimenti della navigazione oceanica. È in Portogallo che Cristoforo inizia ad interessarsi dell'oceano. Diversi indizi dicono che a occidente, oltre il mare tenebroso, c'è ancora qualcosa da scoprire. Lo studio degli antichi geografi ne conferma le intuizioni, che si mutano di fatto in convinzioni vere e proprie quando nel 1482, ormai raggiunti i 30 anni, arriva a San Jorge de la Mina, nel Golfo di Guinea, sperimentando di fatto l'abitabilità della cosiddetta zona torrida. È a seguito di questo viaggio che Cristoforo decide di proporre al nuovo sovrano del Portogallo, Giovanni II, la possibilità di raggiungere il Giappone, quel favoloso Cipango raccontato da Marco Polo, attraverso una rotta occidentale. Cristoforo non è un sognatore, è fermamente convinto, e forse dal canto suo neanche le prove, che qualcosa dall'altra parte del mare in realtà debba proprio esserci. Ma i suoi contemporanei non sono disposti a mettere in discussione le proprie idee, i propri dogmi e anche in qualche modo le conoscenze che all'epoca vigevano, e ottiene, in ragione proprio di questo, un sonoro rifiuto dal re del Portogallo. Possiamo solo immaginare lo sconforto che prese il navigatore genovese all'indomani di questa batosta, e suo malgrado fu costretto a riparare in Andalusia con l'obiettivo, in un secondo momento, di proporre la propria impresa a Ferdinando d'Aragona e a Isabella di Castiglia. Colombo può vantare importanti relazioni, dai francescani del convento della Rabida, nei pressi di Palos, ai duchi di Medinaceli, di Medina Sidonia, al precettore dei figli del re. Saranno costoro a introdurlo a corte. Introdotto a corte nel 1486 dal francescano Antonio Marchena, deve sottoporsi al giudizio di una commissione di sapienti, che si esprime negativamente sulla sua teoria, la quale, basandosi probabilmente sui calcoli del toscano Paolo del Pozzo Toscanelli, sottostimava la lunghezza della circonferenza terrestre. Cristoforo è sicuro che l'impresa può essere portata a termine, la sua determinazione è infallibile, tanto che alcuni considerano che egli abbia già compiuto il viaggio che sta proponendo. Questa volta a reintrodurla a corte è un altro francescano, Juan Pérez, che è il confessore personale della regina Isabella. La sua proposta continua a destare preoccupazione, perché le sue teorie sono di fatto in contrasto con l'ortodossia scientifica. L'impresa inoltre ha un costo molto alto e le richieste che il navigatore avanza sono assai esose. Cristoforo insiste infatti per essere riconosciuto con il titolo di governatore di tutte le terre scoperte per i sovrani. Anche in questa occasione i suoi propositi vengono bocciati. L'interesse dei sovrani iberici, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, è subordinato alle vicende politiche. La penisola iberica vive in un clima di crociata, alla ricerca della limpieza de sangre, nel tentativo di completare la cosiddetta Reconquista. Il 2 gennaio del 1492 è finalmente conquistato l'Emirato di Granada, l'ultimo emirato musulmano presente sul suolo iberico, sul suolo europeo. Il 31 marzo i re cattolici emanano un decreto di espulsione che coinvolge tutti gli ebrei spagnoli. Gli accordi con Cristoforo Colombo giungeranno immediatamente dopo. È nel generale clima di crociata che accompagna questi eventi che giunge l'assenso a compiere l'impresa, la quale non può che portare lustro ai sovrani, impegnati nella diffusione del cristianesimo. Colombo sogna la riconquista di Gerusalemme, da effettuarsi mediante un'alleanza col Gran Khan, lo stesso di cui aveva parlato Marco Polo, che egli legge assiduamente. Ricevuto il titolo di ammiraglio e i diritti al viceregno sulle isole e le terre scoperte, Cristoforo ottiene, non senza alcune difficoltà, la Nigna e la Pinta, due caravelle armate dalla città di Palos che sono comandate dai fratelli Martín Alonso e Vicente Yanes Pinzón, e la Santa Maria, una nao comandata da lui stesso. I pochissimi finanziamenti di quell'impresa derivano però quasi tutti, e questo è davvero molto significativo, dalla nazione dei genovesi, il Papa Cibo, i Doria e i Di Negro.